Unità 48. Conversazione. Ascoltate. Allora, quando vuoi andare al supermercato? Andiamoci subito, ci sarà meno gente. Di cosa hai bisogno? Di tutto. Il frigorifero e la dispensa sono vuoti. Andiamo dunque. No, aspetta, prima voglio farmi una lista per non dimenticare nulla. Ripetete. 1. Allora, quando vuoi andare al supermercato? 2. Andiamoci subito. Ci sarà meno gente. 3. Di cosa hai bisogno? 4. Di tutto. Il frigorifero e la dispensa sono vuoti? 5. Andiamo dunque. 6. No, aspetta, prima voglio farmi una lista per non dimenticare nulla. 7. Allora, quando vuoi andare al supermercato? 8. Andiamoci subito, ci sarà meno gente. 9. Di cosa hai bisogno? 10. Di tutto. Il frigorifero e la dispensa sono vuoti? 11. Andiamo dunque. 12. No, aspetta, prima voglio farmi una lista per non dimenticare nulla. Ascoltate. Dobbiamo prendere della carne? Sì, non ce n'è più nel congelatore. Che cosa prendiamo? Un arrosto di vitello, delle scaloppine, un po' di carne tritata. Un grosso pezzo d'arrosto? Sì, dopo semmai lo taglierò in due. Ripetete. 13. Dobbiamo prendere della carne? 14. Sì, non ce n'è più nel congelatore. 15. Che cosa prendiamo? 16. Un arrosto di vitello, delle scaloppine, un po' di carne tritata. 17. Un grosso pezzo d'arrosto? 18. Sì, dopo, semmai, lo taglierò in due. Rispondete e ripetete. 19. Dobbiamo prendere della carne? 20. Sì, non ce n'è più nel congelatore. 21. Che cosa prendiamo? 22. Un arrosto di vitello, delle scaloppine, un po' di carne tritata. 23. Un grosso pezzo d'arrosto? 24. Sì, dopo, semmai, lo taglierò in due. Ascoltate. E formaggio ne vuoi? Sì, di vari tipi. Parmigiano, stracchino, un po' di pecorino, qualche mozzarella. Servono altri latticini? Certo, c'è bisogno di burro, yogurt naturali alla frutta, panna fresca per fare la salsa delle scaloppine. E nient'altro. Vedi se ci sono ancora delle uova. Rispondete e ripetete. 31. E formaggio ne vuoi? 32. Sì. Di vari tipi. Parmigiano, stracchino, un po' di pecorino, qualche mozzarella. Trentatré. Servono altri latticini? 34. Certo, c'è bisogno di burro, yogurt naturali alla frutta, panna fresca per fare la salsa delle scaloppine. Trentacinque. E nient'altro? 36. Vedi se ci sono ancora delle uova. Ascoltate. Di surgelati ne prendiamo? Quali vorresti? Del pesce. Ma tutto sommato è migliore quello fresco, non ti pare? È vero, ma potremmo comprare qualche verdura. Io preferisco quelle in scatola. Io invece quelle surgelate, anche se costano un po' di più. Ripetete. 37.
Di surgelati ne prendiamo? 38. Quali vorresti? 39. Del pesce. Ma tutto sommato è migliore quello fresco, non ti pare? 40. È vero, ma potremmo comprare qualche verdura. 41. Io preferisco quelle in scatola. 42. Io invece quelle surgelate, anche se costano un po' di più. Rispondete e ripetete. 43. Di surgelati ne prendiamo? 44. Quali vorresti? 45. Del pesce, ma tutto sommato è migliore quello fresco, non ti pare? 46. È vero, ma potremmo comprare qualche verdura. 47. Io preferisco quelle in scatola. 48. Io invece quelle surgelate, anche se costano un po' di più. Ascoltate, già che siamo qui, non potremmo passare un momento al reparto confezioni della Rinascente? Giusto, avresti bisogno di un paio di pantaloni per la giacca di Daino. Inoltre, se Francesca va in colonia, dovremmo prenderle un golfino e una camicetta. Sì, in questo momento fanno delle offerte speciali molto convenienti. Non hai voglia di prenderti una tuta? Perché no? Potrei usarla il fine settimana. Adesso che siamo in periodo di saldi. In realtà ne vale la pena. Ripetete. 49. Già che siamo qui, non potremmo passare un momento al reparto confezioni della Rinascente? 50. Giusto, avresti bisogno di un paio di pantaloni per la giacca di Daino. 51. Inoltre, se Francesca va in colonia, dovremmo prenderle un golfino e una camicetta. 52. Sì, in questo momento fanno delle offerte speciali molto convenienti. 53. Non hai voglia di prenderti una tuta? 54. Perché no? Potrei usarla il fine settimana. 55. Adesso che siamo in periodo di saldi. 56. In realtà ne vale la pena. Rispondete e ripetete. 57. Già che siamo qui, non potremmo passare un momento al reparto confezioni della Rinascente? 58. Giusto. Avresti bisogno di un paio di pantaloni per la giacca di Daino. 59. Inoltre, se Francesca va in colonia, dovremmo prenderle un golfino e una camicetta. 60. Sì, in questo momento fanno delle offerte speciali molto convenienti. 61. Non hai voglia di prenderti una tuta? 62. Perché no? Potrei usarla il fine settimana. 63. Adesso che siamo in periodo di saldi. 64. In realtà ne vale la pena. Ascoltate. Vorremmo un paio di pantaloni che stiano bene con questa giacca. Ha già visto qualcosa di suo gusto? Che taglia porta? Di solito la 48, ma in questo modello mi sembra grande. La provi, le cabine sono lì. Già che ci siamo, vorrei provare anche quell'altro paio. Rispondete e ripetete. 71. Vorremmo un paio di pantaloni che stiano bene con questa giacca. 72. Ha già visto qualcosa di suo gusto? 73. Che taglia porta? 74. Di solito la 48,
ma in questo modello mi sembra grande. 75. La provi. Le cabine sono lì. 76. Già che ci siamo, vorrei provare anche quell'altro paio. 'Ascoltate. Che te ne pare? Stringendoli un po' in vita vanno bene. E gli altri come vanno? Non è un modello che mi piace molto. No, nessun dubbio. Prendo questi. D'accordo, signore. Si accomodi alla cassa. Rispondete e ripetete. 83. Che te ne pare? 84. Stringendoli un po' in vita vanno bene. 85. E gli altri come vanno? 86. Non è un modello che mi piace molto. 87. No, nessun dubbio. Prendo questi. 88. D'accordo, signore. Si accomodi alla cassa. Unità 48. Dal vivo. Ascoltate. Buongiorno. Passando, ho visto in vetrina quel comò. Quanto costa? 7,5 milioni. È del secolo XVIII, un pezzo unico, catalogato. Trovare un comò come quello e in così buono stato è estremamente difficile. Il prezzo è fisso? Naturalmente. Pensi solo che in un'asta le costerebbe molto di più. Abbia pazienza, ma devo pensarci. È una somma considerevole. Preferisco tornare con mio marito. Vedrò se riesco a convincerlo. Ad ogni modo, grazie e arrivederla. Ripetete. Buongiorno. Passando, ho visto in vetrina quel comò. Quanto costa? 7,5 milioni. È del secolo XVIII, un pezzo unico, catalogato. Trovare un comò come quello e in così buono stato è estremamente difficile. Il prezzo è fisso? Naturalmente. Pensi solo che in un'asta le costerebbe molto di più. Abbia pazienza, ma devo pensarci. È una somma considerevole. Preferisco tornare con mio marito. Vedrò se riesco a convincerlo. Ad ogni modo, grazie e arrivederla. Ascoltate. Può venire un momento nel mio ufficio, Gabrielli? Devo parlarle. Vengo subito, signor direttore. Abbiamo deciso di aprire un altro negozio a Cremona e pensiamo che lei possa assumere l'incarico di responsabile della contabilità. Si sente di accettarlo? La ringrazio di aver pensato a me. È una proposta molto interessante, ma mi consenta di pensarci sopra. Le risponderò entro una settimana. Devo parlare con mia moglie. Naturalmente. Mi rendo conto che non è una decisione da prendersi su due piedi. Ripetete. Può venire un momento nel mio ufficio, Gabrielli? Devo parlarle. Vengo subito, signor direttore. Abbiamo deciso di aprire un altro negozio a Cremona e pensiamo che lei possa assumere l'incarico di responsabile della contabilità. Si sente di accettarlo? La ringrazio di aver pensato a me. È una proposta molto interessante, ma mi consenta di pensarci sopra. Le risponderò entro una settimana. Devo parlare con mia moglie. Naturalmente. Mi rendo conto che non è una decisione da prendersi su due piedi. Ascoltate. Allora facciamo una partita a tennis o una nuotata in piscina? Ti sei deciso? Ancora no. Che barba, con te non c'è modo di capire cosa vuoi fare. Sei sempre lo stesso, non decidi mai. Non c'è bisogno che tu te la prenda tanto. Io sono fatto così, che vuoi farci? Ripetete.
Allora, facciamo una partita a tennis o una nuotata in piscina? Ti sei deciso? Ancora no. Che barba, con te non c'è modo di capire cosa vuoi fare. Sei sempre lo stesso, non decidi mai. Non c'è bisogno che tu te la prenda tanto. Io sono fatto così, che vuoi farci?